La Dalmazia è una delle più belle regioni croate e la destinazione turistica più popolare. Il cuore della Dalmazia è Spalato, ma ci sono anche altre città di grande importanza e bellezza come Trogir, Sebenico e Dubrovnik. Partiamo da Roma Fiumicino con un volo della Vueling e atterriamo a Spalato alle 10.45. L'appartamentino o appartamani come viene chiamato qui, Villa Velivaro, si rivela veramente delizioso. Piano terra, quindi comodissimo, e arredato con molto gusto. La sua tempestosa storia tra greci, romani, slavi, re croati nel X secolo, attraverso l'amministrazione ungherese e quella veneziana, i governanti francesi e la monarchia austro-ungarica, ha lasciato le sue tracce nella vita quotidiana della città che ha sempre saputo andare avanti, restando il centro di questa parte della costa fino ai nostri giorni. Le sue viuzze piene di bar, empori con un brusio ininterrotto la rendono vivace e pittoresca. Gradita sorpresa un'orchestra di bambini che si esibisce per il piacere dei turisti ma anche per la gente del posto. Sfociamo in Piazza della Repubblica situata a ovest del lungomare. Simile alla piazza di San Marco a Venezia, da tre lati è chiusa da palazzi neorinascimentali con portici ai quali deve appunto il suo nome croato di procurative, comunemente usato. La piazza è aperta solamente verso sud, offrendo una bellissima vista sul porto. Arriviamo fino al molo e vediamo arrivare un'imbarcazione tipo caravella che svolge giri per i turisti. È ora di cena e ci fermiamo ad un ristorante dove consumiamo un'ottima bistecca e gustiamo l'ottima birra croata Karlovacko, non per niente c'è un Karl nel nome. Poi passeggiamo sul lungomare, ossia sulla famosa riva che ha iniziato ad assumere le sue sembianze attuali due secoli fa, ai tempi dell'occupazione napoleonica, quando il maresciallo Marmont governava la Dalmazia. La riva oggi è un paradiso pedonale pieno di bar e ristoranti, da sempre palcoscenico della vita cittadina. Splendida di giorno, al calar del sole si trasforma in regina della notte. In via Marmontova si trova inoltre il mercato del pesce, uno dei pochi al mondo privo delle mosche grazie all'odore di zolfo proveniente dalle vicine terme con acque sulfuree. Ci avviamo al porto percorrendo via Marmontova e arriviamo all'estremità occidentale della riva, nella piazza dove ci sono la chiesa e il convento di San Francesco, eretti nella località paleocristiana accanto alla tomba e chiesetta di San Felice, martire dei tempi di Diocleziano. Accanto alla chiesa è ubicato il convento dei Francescani con il bellissimo chiostro del XIII secolo e una ricca biblioteca che raccoglie circa 3.000 pezzi tra cui alcuni risalenti al XVI secolo. La chiesa e il convento ospitano i sepolcri di illustri spalatini tra i quali Ante Trubić, uno dei maggiori politici croati, il cui sarcofago è opera del famoso scultore Ivan Mistrov. Oggi abbiamo in programma la visita di Trogir. Lungo il cammino vediamo attraccati gommoni che porteranno bagnanti sulle isole vicine e stands di artigiani che fabbricano ombrelli variopinti. Percorriamo il lungomare fino al molo dove prenderemo la barca della Vura Line che in meno di un'ora ci porterà a Trogir. Siamo pronti per salvare il nostro cielo, siamo stati come sempre presi. Come sempre i figli, come sempre. Allo stesso molo dove peraltro c'è l'edificio della Capitaneria di Porto, è attraccata la pseudo caravella che abbiamo visto ieri.
Partiamo da Spalato, la navigazione ed il paesaggio sono molto piacevoli. Allora, siamo appena salpati per andare a Dolio. Chissà chi ci aspetta. È un'isoletta. Vedremo. Un'isoletta con poche case e qualche cosa interessante. Interessante artistica, no? Vedremo. Vabbè. Ciao. A dopo. Una sosta a Slatine, un piccolo villaggio turistico di pescatori. Bianca, ci sei? Tra poco vengo pure io. Ciao. Sei io. Eccoci a Trogir. Trogir o Trau è una città croata al centro della costa adriatica. Si trova su una piccola isola, collegata alla terraferma e all'isola di Bua tramite dei ponti. Il ben conservato centro storico è davvero particolare. Sulle sue strette viuzze si affacciano splendidi edifici romanici e rinascimentali, risalenti al periodo di maggior splendore della città. Il lungomare è un popolare luogo di ritrovo per cittadini e turisti, che vengono qui a passeggiare, bere un drink, chiacchierare. Arriviamo alla piazza della Loggia e della Torre dell'Orologio. Una gradita sorpresa, davanti all'edificio del comune distribuiscono piatti di spezzatino di carne e di risotto. E due, Bianca, due. E due. Infatti avevamo fame. Oggi sono già sbafo. Bianca, il sotto di mare? Buono? Ok. Ci manca la musica, ma no, sulla loggia cantori croati si esibiscono in cori di musica tradizionale del luogo, la clapa. È un misto di stili romanico, gotico, rinascimentale e barocco. È una basilica a tre navate con vestibolo sopra il quale si trova il campanile, che è l'edificio più alto e caratteristico di Trogir. Ai lati del portale d'ingresso campeggiano le statue di due leoni, simbolo di Venezia, e sopra di esse le figure di Adamo ed Eva, primo esempio di nudo nella scultura dalmata. La bellissima cappella del beato Giovanni Orsini del XV secolo è un capolavoro del Rinascimento europeo. Il campanile è alto 47 metri, costruito in tre stili diversi nel corso di quasi 4 secoli. Non ci facciamo mancare la salita tra il suono assordante della campana. Arrivati in cima, smette per fortuna. Il monastero e la chiesa di San Domenico, con vicino la statua di Agostino Casotti, noto anche come Agostino di Trau, fu un religioso dalmata appartenente all'ordine domenicano, divenne vescovo di Zagabria e quindi di Lucera, è venerato come beato dalla Chiesa Cattolica. Ultima visita alla fortezza Camerlengo, costruita a cavallo tra i secoli XIV e XV nella parte occidentale dell'isola dai veneziani come base navale in questa parte dell'Adriatico, a rafforzamento delle difese della città. Piazza Brace Radic,
forse la più bella della città, ai cittadini di Spalato è più familiare come Piazza della Frutta. Il suo nome, familiare, deriva dal fatto che era una volta sede del mercato vivace e colorato dove le donne dei villaggi circostanti venivano a vendere i loro frutti. Come è la vita? Buona, eh? Fredda, bella fredda. Bella fredda, eh? Sì, ma l'abbiamo detto prima del pranzo. Mamma mia. Amore, allora aggiustiamo adesso. Adesso ti do una parte di salsiccetta qua. Mi prendo una fetta di carne. Mamma mia. Si è buffata. Salsiccia. Bistecca. Ceniamo per poi concludere la giornata passeggiando lungo la riva che al crepuscolo è ancora più attraente e gustando un ottimo gelato. Ecco la statua di Gregorio di Nin, che era un vescovo croato nel X secolo, statua famosa per il suo alluce sinistro che si dice porti fortuna se si tocca. Dal tanto toccare è diventato tanto lucido fino a brillare. Entriamo nel palazzo di Diocleziano dalla Porta Aurea. Il palazzo di Diocleziano affacciato sul porto è un magnifico esempio di architettura romana. Sebbene abbia subito numerose modifiche nel corso del tempo, ha conservato il fascino antico ed è ancora ben conservato. È più simile a una piccola cittadella costituita da due strade che si incrociano, formando quattro zone separate. La sua funzione originaria era un misto di residenza imperiale e fortezza militare, oggi all'interno del palazzo si possono contare più di 200 edifici. Molto impressionante il vestibulum, una sala d'ingresso circolare, la cui cupola è sprovvista di copertura. Proprio qui assistiamo all'esibizione di un toro. La cattedrale di San Doimo in origine era il mausoleo dell'imperatore Diocleziano. Nella metà del VII secolo il mausoleo dell'imperatore, persecutore dei cristiani, divenne cattedrale nella quale i posti d'onore furono riservati agli altari con le reliquie di San Doimo e Sant'Anastasio, martiri giustiziati nella vicina Salona. È considerata la più antica cattedrale cattolica al mondo che non ha avuto sostanziali trasformazioni nel tempo a parte la costruzione del campanile romanico, XIII-XIV secolo, alto 57 metri e l'aggiunta del coro ligneo duecentesco. Nella sacrestia, ora museo della cattedrale, sono conservate molte ed importanti opere d'arte come oggetti liturgici in oro e argento, antichi manoscritti, icone medievali e paramenti sacri. Visitiamo anche la cripta dedicata a Santa Lucia di Siracusa, protettrice dei ciechi. All'interno vi sono vari spazi con un pozzo centrale e una statua di Santa Lucia. Il vicino Tempio di Giove, a forma rettangolare, originariamente dedicato al culto di Giove e successivamente trasformato in battistero. In origine aveva un portico sorretto da colonne, di cui oggi ne rimane soltanto uno. Il peristilio è un brulicare di persone e di centurioni che come al Colosseo in Roma si lasciano ingrappare dai turisti. Bianca in mezzo alla marea umana.
e a centinaia di giapponesi dovunque nel mondo, dovunque. Il campanile della cattedrale alto 57 metri è la più originale costruzione dalmata medievale, iniziata nel XIII secolo, tra il XIX ed il XX secolo fu completamente restaurato e alquanto modificato. Vale la pena salire la scalinata che porta in cima per godere il bellissimo panorama di tutta la città. Imboccando le scale che vi si aprono al di sotto, raggiungiamo i sotterranei, le cosiddette cantine di Diocleziano, che erano ambienti di supporto per gli appartamenti del piano superiore destinati all'abitazione dell'imperatore. In questi ambienti sono state girate molte scene della famosa serie Game of Thrones. In alcune camere si conservano reperti che gli scavi hanno restituito, come un frantoio medievale, un sarcofago quasi intatto con dedica, una trave di legno attribuita all'epoca della costruzione del palazzo e una lastra decorata. Siamo al palazzo di Diocleziano. Abbiamo visitato sia il palazzo che resta, che i sotterranei. Scale, con gradini enormi. Sali e scendi, umidità da spavento. Mancano solo le anguille. Però è una visita da fare, ve lo raccomando. Io sono stato a casa su una sede che hanno messo gentilmente. Prima di cena ci rechiamo in Piazza del Popolo, centro degli affari della città nel XV secolo. Dopo cena non ci perdiamo la serata al peristilio che per gli abitanti è il centro di Spalato e del mondo. È la piazza centrale del palazzo e situata a 3 gradini più in basso rispetto alle vie circostanti. Per la sua bellezza e per la buona acustica, caratteristica piuttosto insolita per un luogo all'aperto, il peristilio è usato come palcoscenico per rappresentazioni teatrali di opere antiche o concerti di musica classica e lirica. Tornando a casa percorrendo il mare Riva ci imbattiamo in un'altra esibizione musicale, ma stavolta è sulle rock, con agitate ragazzine con strani costumi. Ad angolo con la riva notiamo una targa dedicata a Freud, dove abitò nell'autunno del 1898 ospite con sua moglie e figli del ricco cittadino di Spalato, Steve Perovich. Passeggiamo sulla riva e notiamo un banchetto che offre un tour con un semisommergibile di colore rosso, lo preferivo yellow, ricordando i Beatles. Breve percorso verso il largo scendiamo sul sottocoperta in un ambiente fornito di oblò. In verità il fondale non è quello caraibico, ma era un'esperienza da fare. Capitana Nemo. Thank you.
tropicali molto meglio. Ma ci andremo, che dici? Ci andremo qualche volta, sì, ci andremo. Ok, siamo solo qua, siamo rimasti due. Gli altri stanno vomitando tutti sul ponte superiore. Va bene. Okay. Ciao. Ciao ragazzi. È più un'attrazione per bambini, ma noi in fondo lo siamo ancora. Su una vetturetta elettrica ci rechiamo al terminal dei bus, da dove partiremo alle 16 per Sevenite. Il viaggio, a bordo di un ottimo bus della Carmatrans, dura appena 1 ora e 30. L'albergo, il Jadran, vista pochi metri dal terminal del bus, è in una posizione strategica per visitare la città, a faccia sul mare ed è molto accogliente. Cosa volevamo di più? Praticamente tutto collegato.